Quando assieme al direttore scientifico della Fondazione Premio Pieve, professor Camillo Brezzi, e assieme alla sua squadra, in particolare alle due anime così io le conosco della Fondazione stessa, cioè Loretta Veri e Natalia Cangi, discutemmo di questa eventualità e ci mettemmo subito al lavoro con passione perché questa concomitanza, eh, 30 anni dalla nascita dell'archivio Diari di Pieve Santo Stefano e nel terzo anniversario eh, da quando Saverio Tutino ci ha lasciato, ci sembrava un'occasione giusta per eh, raccontare anche in una sede importante come quella della Camera dei Deputati cos'è l'archivio e per ricordare anche la figura di Saverio e per questo abbiamo pensato che fosse giusto farlo assieme a delle importanti personalità che hanno in qualche modo intrecciato i loro percorsi sia con la vita di Saverio e per esempio il caso di eh, Alfredo Reiklin sia eh, incontrando in varie occasioni, eh, l'archivio e quello lo scrigno, quel giacimento di memoria che lì, grazie a Saverio, innanzitutto è custodito. E per questo abbiamo pensato di eh, invitare a parlare eh, del valore della memoria due importantissime scrittrici italiane eh, come eh, Melania Mazzucco e come Concita De Gregorio. Avrebbe dovuto essere qui con noi anche un giornalista amico di Saverio come Giorgio Frasca Polara, eh, cronista parlamentare dell'unità, però un banale infortunio non gli ha consentito di, di, di partecipare, ma è come se fosse qui con noi. Io voglio innanzitutto ringraziare eh, alcuni, alcuni presenti, ehm, vorrei ringraziare innanzitutto i familiari di Saverio che sono qui, c'è Gloria, la compagna Gloria Argelesse. Eh, abbiamo il fratello di Saverio, abbiamo la figlia Barbara e davvero un, un grazie speciale per questa loro, per questa loro eh, partecipazione. E, da parte mia, pochissime parole. Io penso che, per me, almeno, toccò a me alla Camera annunciare la morte di Saverio Tutino. Mm, io Penso che sia giusto ricordare una figura come Saverio e non perderla di vista. Del resto le sue opere, i suoi scritti, quello che ci ha lasciato a Pieve Santo Stefano renderebbe impossibile perdere di vista Saverio. Però egli è stato davvero una persona molto importante, anche per gente di generazioni diverse come, come la mia, per esempio. Egli ha fatto molte cose nella sua vita. Da giovanissimo... E scelse di combattere per la libertà, di combattere per la libertà eh, nelle formazioni garibaldine eh, in Val d'Aosta eh, facendo il partigiano e dando anche lui, anche egli il suo contributo per liberare il nostro Paese dalla, dal nazifascismo. E poi Saverio ha fatto quella che è stata, ha seguito quella che è stata la passione della sua vita: eh, il giornalismo, ma dire giornalismo è poco. Egli ha è stato, ha avuto la fortuna e la capacità di essere nelle parti del mondo dove si faceva la storia. Ha lavorato prima nel politecnico, al Politecnico di, di Vittorini e poi a Vie Nuove e poi ha intrecciato, io direi indissolubilmente, la sua vita professionale con un giornale, quello che si, chiama, che si chiamava L'Unità. Tra l'altro è un'occasione, apro una piccola parentesi, noi abbiamo qui due ex direttori di quel giornale, Alfredo Reichlin e Concita De Gregorio. Saverio ha molto intrecciato la sua vita, ecco io anche da qui... Vorrei esprimere un auspicio, un augurio, che quella testata possa e che gli sforzi in corso possano consentire di tornare a far vivere quella testata e a far sentire quella voce, non solo per i giornalisti che ci lavorano, ma io credo per la libera informazione del nostro Paese. E credo che Saverio sarebbe contento di questo auspicio. Poi Saverio Tutino ha partecipato alla fondazione di Repubblica e ha continuato a seguire quella che è stata la sua, la sua vocazione, eh, i grandi fatti della popolazione politica internazionale, prima dalla Francia che combatteva contro l'indipendenza algerina e poi il post rivoluzione cinese e poi eh, l'America Latina, Cuba. E poi ancora il Nicaragua. Ecco, Saverio Tutino è stato questo, poi Alfredo Reich lo dirà certamente meglio di me. E credo che meriti eh, una figura come questa di essere eh, raccontata, studiata, indagata, perché ha rappresentato forse il meglio di una generazione: una testa aperta, una curiosità, una curiosità dell'altra in un tempo in cui. Tutto sembra ridursi al presente, all'oggi e tutto sembra per molti, non per tutti, essere contenuto in 140 caratteri. Ecco, io penso che invece la diciamo apertura e la profondità anche di quel giornalismo possano aiutare a capire meglio l'oggi e magari a sperare di costruire meglio il domani sapendo che c'è stato anche uno ieri. Infine un ricordo personale. Io, ho conosciuto Saverio quando aveva scelto nel suo buon ritiro di, del castello di Sorci Langhiari diciamo, nei primi anni Ottanta, e ho avuto due, due, tante occasioni, ma due esperienze con lui molto importanti. Una, ricordo, lavoravo in una televisione eh, locale e gli facemmo una lunga intervista sulla rivoluzione eh, sandinista. Egli aveva seguito per Repubblica la rivoluzione sandinista in Nicaragua, era amico di... aveva comunque conosciuto, frequentato eh, Ortega, e quindi per me quell'intervista fu una cosa davvero importante. E poi ricordo... Qualche anno dopo, mi pare il 4 giugno dell'89, c'era stato il massacro di piazza Tienanmen io ero un, un giovane segretario allora del partito comunista della mia città, città di Castello e facemmo subito una manifestazione in piazza lo stesso giorno per protestare contro quel massacro e a favore della libertà e ricordo che mentre iniziamo a parlare con le, allora c'era la macchina col megafono, spuntò, spuntarono Gloria e Saverio che avevano evidentemente saputo di quella manifestazione e parteciparono anche loro e a un certo punto noi avendo lì Saverio Tutino, gli demmo la parola e lui portò una testimonianza di libertà, stavolta non con un articolo ma con un discorso in piazza, un comizio una volta si sarebbe detto, e sono, eh, per me quello è ancora uno dei ricordi più belli. Ecco, ho finito davvero, adesso ho sia pure sommariamente presentato le personalità che sono, qui al mio fianco prima di tutti parlerà Camillo Brezzi dicevo direttore scientifico della, della fondazione e da ultimo voglio davvero ringraziare voi che siete qui credo che questo non sia senso, senza significato vedo anche tante personalità illustri, non voglio ehm, diciamo dimenticare nessuno però mi fa particolarmente piacere riconoscere e vedere due parlamentari molto legati al territorio pievese e aretino come la senatrice Donella Mattesi e il deputato Marco Donati. Mi fa piacere vedere personalità come il professor Alberto Asuarrosa, come Valentino Parlato, come il direttore Bruno Manfellotto, come lo storico Umberto Gentiloni e mi scuso se non individuo altri. Tutto qui, vi auguro davvero buona serata nel nome di Saverio e nel valore della memoria. Grazie. Sono passati trent'anni da quando un giornalista, scrittore, curioso intellettuale, viaggiatore, conoscitore di diversi paesi come Saverio Tutino, propose agli amministratori di un piccolo centro situato nella Val Tiberina, in provincia di Arezzo, Pieve Santo Stefano, la terra di Piero della Francesca e paese natale di Amintore Fanfani, di creare un luogo che conservasse le memorie scritte della gente comune. Tutte le memorie di colti e di semianalfabeti, di donne e uomini di diverse appartenenze culturali e politiche, nobiluomini o contadini, operai o industriali, partigiani o repubblicani di salò, emigranti e viaggiatori, precari e cervelli in fuga. A distanza di 30 anni continuiamo a portare avanti il lavoro di Saverio. Cioè di un'azione, come scrisse lui stesso nel 90, di rivitalizzazione della memoria come una manifestazione culturale a sé. Cioè, soprattutto ci dedichiamo alla raccolta, convinti della funzione civile della memoria. Da quella originale sollecitazione di Saverio nasce l'Archivio Diaristico Nazionale a Pieve Santo Stefano. Che si è impegnato a valorizzare questo patrimonio attraverso una puntuale azione di conservazione, di restauro, di catalogazione, di schedatura informatizzata. Oggi, tre decenni dopo, nelle stanze di Pieve Santo Stefano sono raccolte più di 7000 storie, fra diari, memorie, autobiografie, epistolari. Prodotte in un ampio arco cronologico e attraverso l'uso di diversi materiali scrittori, dai manoscritti dell'Ottocento ai più recenti scambi epistolari via e mail. Saverio collegò all'archivio daristico l'idea di dar vita al Premio Pieve. Premiare uno fra i diari arrivati durante l'anno. Dal 2012, la prima edizione dopo la scomparsa di Saverio, il premio è titolato Premio Pieve Saverio Tutino. Il Premio Pieve è un vero festival della memoria, incontri e dialoghi con i diaristi, naturalmente, esposizione di diari e memorie manoscritti più rappresentativi, dibattiti sui diari divenuti libri o su pubblicazioni curate dall'archivio. Dal 2005 viene assegnato il premio Città del Diario, ad una personalità della cultura distintosi nel valorizzare la memoria. Due, anni, due mesi fa l'abbiamo consegnato a Ettore Scola. La prima edizione del premio si svolse l'8 settembre 1985. Sul palco in piazza è Gianni Minà a intervistare i finalisti. Vince una bidella bolognese, Antonella Federici. Ma come si arriva al premio? Beh, durante i mesi invernali a Pieve si riunisce la commissione di lettura, una specie di giuria popolare locale che sceglie i finalisti. Sarà poi una giuria nazionale composta sin dalle origini da scrittrici, scrittori, storici, antropologi, sociologi, psicologi, giornalisti, membri del mondo editoriale, a scegliere il vincitore, che consiste in un piccolo premio, ma soprattutto nella pubblicazione del diario. L'archivio di Pieve non è solo un luogo in cui la memoria è conservata, è il posto in cui i ricordi e le narrazioni di sé parlano agli altri. Un monumento nazionale della memoria che accoglie studiosi e curiosi da tutto il mondo, dove i diari possono prendere la forma di libri, di spettacoli teatrali, di film, di documentari, ricordo quelli prodotti da Nanni Moretti con la Sacra Film. Alcuni di questi diari sono diventati rappresentativi del nostro archivio. Forse il più noto è Il lenzuolo di Clelia Marchi, una contadina del Mantovano che in seguito alla tragica morte del marito rimane sola e la sera incomincia a scrivere, sia pure con una scarsa cultura, e, su dei fogli ritaglia dei giornali, li incolla e poi li cuce tutti questi fogli. Una sera rimane senza carta e si ricorda che una maestra nelle prime classi dell'elementare gli aveva parlato degli etruschi che avvolgevano i morti in un lenzuolo. E allora anche lei prende un lenzuolo del letto matrimoniale, un pezzo di corredo d'altri tempi, che non potrà più consumare con il suo amato Anteo, e incomincia a scrivere. Tanti ricordi, gli episodi di più di 50 anni di vita, scrive di sé, della famiglia, di Anteo ma anche della sua gente, del mondo contadino e della fatica del mondo contadino negli anni 20-40. In cima al lenzuolo appone un titolo, Nianca Nabusia, neppure una bugia. Ecco, dal premio del 2012 il lenzuolo è esposto in una teca grazie al progetto Impronte digitali ed è divenuto meta per i sempre più numerosi visitatori, suscitando un impatto emotivo forte oltre al testo, la materialità della scrittura. E proprio la stanza del lenzuolo ha offerto lo spunto per dar vita al piccolo museo del diario di cui dirò. Non abbiamo il tempo per ricordare altri numerosi eh, esempi di diari rappresentativi. Mi permetto solo di citare, visto che siamo a Roma, i foglietti di Orlando Orlandi Posti, inviati di nascosto nei colletti delle camicie alla madre dal carcere di Via Tasso e poi ucciso diciottenne alle fosse ardatine 70 anni fa Valorizzare questo patrimonio di memoria vuol dire ricordare l'impegno che l'archivio ha messo nella sua attività editoriale eh, sin dalle origini, quando Saverio aprì diverse collane con vari editori. Nel 98 fondò il semestrale Prima Persona, una rivista che fa conoscere brani di diari e riflessioni di studiosi di varie discipline. Dal 2001 i diari di Pieve e la collana edita da Terre di Mezzo che pubblica il diario vincitore del premio Pieve. E in occasione del venticinquesimo anniversario dell'archivio, Loretta Veri ha progettato e avviato una raffinata collana, autografie, edita da Forum di Udine, e composta di brevi testi, ma particolarmente significativi. E numerosi sono i testi letti, esaminati, studiati da storici, antropologi, letterati. Questo è uno degli obiettivi con il quale negli ultimi tempi ci stiamo misurando maggiormente confrontarsi e collegarsi con il mondo scientifico, con le università, porre i diari di pieve sempre più in rapporto e nel quadro del rinnovato dibattito storiografico e letterario, far conoscere a un pubblico più vasto le tante storie conservate negli scaffali grazie all'impegno di sempre più apprezzati studiosi che collaborano con l'archivio e che ringrazio naturalmente consolidare la memoria individuale e collettiva ed estare allarme rispetto ai rischi di una politica dell'oblio. Per questo nel 2010 abbiamo avviato una collana specifica con il Mulino di Bologna, Storie italiane, sono già usciti ben 14 volumi, che fornisce degli spaccati della storia del Novecento o la ricostruzione di momenti e tematiche significative che hanno come fonte i nostri diari il boom economico, la guerra civile gli stati d'animi al fronte nella grande guerra si propone così al lettore una narrazione storica con una dimensione corale in un contesto economico sempre più difficile per strutture come una ONLUS qual è l'archivio diaristico a pieve negli ultimi tempi ci siamo posti ulteriori obiettivi e non certo secondari l'archivio è nato nella fase pretelematica. Noi tutti sappiamo come sul piano tecnologico gli ultimi anni abbiano comportato trasformazioni superiori a quelle avvenute negli ultimi secoli. Da qui la scelta di intraprendere un'azione straordinaria di conservazione, di restauro e digitalizzazione dei manoscritti appartenenti al fondo. Il progetto Impronte digitali ha visto sin dall'inizio l'appoggio della Fondazione Telecom Italia e della Regione Toscana. Il primo documento digitalizzato, e non poteva essere diversamente, è stato quello più simbolico, il lenzuolo di Clelia Marchi. L'occasione del centenario della Grande Guerra ci ha impegnato nella digitalizzazione del fondo legato a quell'evento, ricco di oltre 300 fra diari, memorie, agende, pistolari di soldati e ufficiali. Questo lavoro ha consentito in collaborazione con il gruppo editoriale dell'Espresso, che ringrazio, di creare uno straordinario database che per la prima volta propone al pubblico testimonianze inedite della Grande Guerra, che sono state scelte, catalogate, introdotte, trascritte, geolocalizzate, rese navigabili e arricchite di schede sugli autori, schede storiche e fotografie per lo più inedite. Insomma, con impronte digitali si intende mettere in rete i testi digitalizzati così da creare una sorta di archivio autobiografico digitale. Per concludere, coloro che invece di affidarsi alle vie telematiche continueranno a raggiungere il piccolo sceltero della Valtiberina, Penso alle numerose scolaresche, penso alle studentesse e agli studenti universitari per le loro tesi magistrali o di dottorato, penso agli studiosi internazionali che ci raggiungono. Ecco, oltre a entrare in contatto diretto con questo patrimonio unico di memorie, ci sarà per loro un'ulteriore attrattiva: la visita del piccolo museo del diario, un nuovo spazio unico ed affascinante all'interno del Palazzo Pretorio, nel cuore di Pieve Santo Stefano inaugurato lo scorso anno e che stiamo implementando. Il piccolo museo del diario, un luogo piccolo ma ricchissimo di sorprese e scoperte, anche grazie al progetto dello studio dot dot, dot offre il senso, la suggestione del luogo archivio e rappresenta alcune delle sue storie simbolo. Grazie all'impegno della direttrice Natalia Cangi, dei volontari, e dei sempre più numerosi amici di Pieve, tra cui tutti voi presenti questa sera in questa aula, il piccolo museo del diario è l'ultimo miracolo laico che si è riusciti a realizzare, dando così concretezza ad un sogno di Saverio Tutino. Grazie. Tu sei di casa qua. Eh? Il mio compito è solo quello di intervallare, e abbiamo una lettura, il regista è... No, 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 adesso la parola... Chiedo scusa, adesso allora... Allora ti tolgo la parola. Ecco, tu sei... Sono di casa ma tu sei più esperto. No, no, la parola all'onorevole Alfredo Reiklin. E a, quello a destra Speak. Ma io vorrei accennare ai pensieri che suscita in me il ricordo di questo vecchio... E caro amico Saverio Tutino. È passato non un secolo, ma un'epoca intera da quando ci incontrammo ragazzi appena ventenni. Uscivamo vivi dalla ferocia della guerra partigiana e si aprivano davanti a noi le strade di un mondo nuovo. Diventammo amici. L'Italia di allora era l'Italia dell'8 settembre usciva da una catastrofe, la guerra perduta, il paese coperto di macerie, un popolo in miseria, le fabbriche bombardate e in più il crollo dello Stato, la fuga del re, dei ministri e dei generali. Perché lo ricordo? Nulla c'è di paragonabile all'Italia di oggi. Mi sono chiare le enormi differenze. Nessun esercito straniero percorre il nostro territorio, però c'è qualcosa che mi assilla, qualcosa che mi dà di nuovo il senso di uno stato di eccezione, qualcosa che ci dice molto semplicemente che l'Italia è arrivata di nuovo ad un appuntamento con la sua storia, nel senso che con questa crisi è tornato in gioco il nostro posto in Europa e nel mondo. Qualcosa quindi che ha a che fare non con i destini di questa o quella corrente politica, ma con la nazione. Siamo tuttora uno dei paesi più ricchi del mondo, ma è nei fatti il rischio di una decadenza storica, insieme con una perdita di sovranità. Di qui il compito che io sento molto come collettivo che è quello di ricostruire. Ricostruire. Ma state tranquilli, non, mi, non, non ho nessun interesse a entrare nel merito dei problemi politici, sociali che sono all'ordine del giorno. Sento però, e voglio dirlo, che siamo a un punto in cui tutto dipende dalle nuove generazioni. E in ciò sta il senso del mio ricordo di quel giovane di allora. La sua vicenda è viva perché parla ai giovani di oggi, perché può incitarli a non subire il costo più pesante della crisi, che è anche la più grande tragedia del nostro tempo, la disoccupazione giovanile. Metà di essi senza lavoro e senza prospettiva, con una pesante sfiducia nel paese e nel suo futuro, che li spinge ad emigrare. E ad andare a cercare lavoro all'estero. È dunque riemerso un problema di identità degli italiani. E qui sta l'enorme importanza di questo archivio di memorie e di diari di gente comune: sta nel fatto che noi di una rivoluzione intellettuale e morale abbiamo bisogno, certo anche di politiche nuove ma abbiamo bisogno soprattutto di partecipazione popolare nel senso più vero di questa espressione che è quella che una nuova generazione deve tornare ad impadronirsi della propria vita. Tutti parlano, tutti cinguettano sul web, ma cosa dicono? Io ho avverto un grande vuoto di significati e di valori. Noi non andiamo da nessuna parte se non ridiamo senso alle grandi cose e se non ridefiniamo le scelte vere della vita, che non consistono nel scegliere tra vecchi e giovani, ma nel rifinire il giusto e l'ingiusto, il progresso e la conservazione, anche perché dopo tutto anche i giovani di oggi tra un po' diventeranno vecchi. Perciò sento come essenziale e questo è il senso di questa nostra riunione, uscire da questo eterno presente. Criticare il passato è giusto ed è necessario, ma bisogna conoscerlo il passato, non solo rottamarlo. Altrimenti non è possibile intravedere il futuro e le possibilità storicamente concrete di cambiamento che sono nel grembo della storia. E' in questo incrocio che io colloco il ricordo di Saverio Tutino. Saverio non era un genio politico né dopo tutto un grande scrittore, ma egli per me almeno è simbolo di una grande cosa, la felicità. Scusatemi per questa insostenibile parola, non parlo della felicità personale della gente, dei loro sentimenti privati, parlo del fatto che Saverio è Dio come noi e come noi. Milioni di ragazzi di allora conoscemmo una grande felicità, quella di sentirci parte di una lotta e di una politica che faceva storia, che era storia in atto di un movimento sociale e intellettuale che riscopriva il popolo, l'umile e forte popolo italiano, gli ultimi, gli analfabeti, quelli che erano stati esclusi dall'italieta liberale. E gli insegnava a non togliersi il cappello davanti al padrone, li spingeva a diventare cittadini, sia pure poveri, ma con diritti uguali. Insomma, la felicità di riscoprire la patria vera e di ridarle un posto in Europa in un mondo di pace. Quello sì che fu davvero un grande cambiamento, il più vero dei cambiamenti. Quello che ridistribuisce il potere, che cambia il rapporto tra dirigenti e diretti, che parte dal fondo dell'organismo sociale. Questo è il mio ricordo di Saverio. Fece poi tante cose, ci videmmo, ci rincontrammo all'unità, nella vita e perfino negli amori. Aveva lo stile del grande inviato, cosmopolita e un po' avventuriero. L'amico di Fidel Castro e di Feltrinelli. Ma forse la sostanza più duratura della sua esperienza è la creazione di questo magnifico archivio di memoria e di diari di gente comune. Perché la storia, la gente, l'Italia, queste sono state e continuano ad essere le nostre vere passioni. Ravvivarle è necessario. Difendere l'esistenza di questa fondazione è interesse nazionale. E infine, ho finito. Voglio dire un'ultima parola, ma non la meno importante. Voglio dire: Gloria. Voglio parlare di te. Il nome della sua compagna, questa donna straordinaria, bella e forte, con una grande intelligenza delle cose e una singolare vocazione artistica. Io l'ammiro molto e le voglio molto bene, grazie. Grazie. Pocanzi ho ricordato come nell'archivio di Pieve ci siano dei diari rappresentativi. Ecco, uno di questi è composto da sette grandi quaderni di 1027 pagine, scritte su un Olivetti 22, senza margini, spazio zero e ogni parola divisa da una virgola o da un punto e virgola. È il diario del cantoniere siciliano Vincenzo Rabbito, una inalfabeta, uno dei tanti che ricordava adesso Alfredo Reichlin. Saverio ha ricordato, dopo 16 anni credevamo di aver visto tutto di questa originale esperienza dell'archivio, finché è arrivato lo scritto monumentale di un siciliano che si chiamava Rabito di cognome e Vincenzo di nome. Leggere il diario di una completa esistenza personale sembra quasi impossibile, scrivere un libro simile significa imparare come si possa dare una forma elementare al caos della nostra vita. Fu paragonato a un gatto pardo popolare, la giuria del 2000 che lo premiò, che però nella motivazione aggiunse e definì il capolavoro che non leggerete. Pensavamo che una mole così non avrebbe mai potuto incontrare un editore. E poi iniziò lì un lungo lavoro, Saverio ne parlò come di una sfida esagerata che nel marzo del 2007 portò ad un volume in Audi, sia pure non in edizione integrale, con il titolo Terra Matta, ribaltando la provocazione della giuria e divenendo un caso letterario. Ehm, leggere eh, per l'archivio eh, il, il diario di Vincenzo Rebito è un testo emblematico, fuori ogni possibilità di classificazione, straordinario nella sua accezione più ovvia, per il lettore un'emozione memorabile. Da questo diario è tratto un passo che adesso ci leggerà eh, Mario Perrotta, però è eh, un passo eh, tratto da uno dei tre capitoli sulla Grande Guerra, ecco, per ricollegarci al discorso che facevamo prima sull'impegno che abbiamo dedicato a questo centenario, ma mi fa piacere salutare qui in sala i figli di Vincenzo, Salvatore e Gaetano, che sono venuti da Chiaromonte Gulfi in provincia di Ragusa, qui a Roma. Ho visto anche la regista Costanza Quatriglio, che ha fatto un bel film, Terra Matta, e saluto anche lei. Do la parola a Mario Perrotta. Noi in un luogo così importante. E certamente abbiamo chiamato un amico, Mario Perrotta è un amico dell'Archivio, ma è anche perché ha ricevuto il premio Ubu il miglior attore teatrale italiano. E, e quindi non ci facciamo mancare nulla, per poco ancora. Ricordo poi che era proprio il giorno di Natale e proprio quella nottata si aveva presentato alle nostre posizioni un soldato austriaco che parlava italiano e forse era di Trieste e ci disse che si voleva rendere come prigioniere e così la sentinella non ci ha sparato e io lo tenevo in consegna. Proprio a quella giornata era di domenica e il prete ci ha portato sotto gli alberi per farne sentire la messa come tante domeniche. E così ci è avvenuto il prigioniero pure alla messa. Così, quando il prete aveva finito di dire la messa, come tante volte ripeteva, che il Dio ne doveva dare la grazia di vincere questa sanguinosa guerra e scacciare il nostro potente nemico, che come il prigioniero intese quella parola del prete, che il Dio ne doveva fare la grazia di scacciare il proprio potente nemico, Nemico si è messo a ridere senza tremare ha detto: Guarda, caso tutte le stesse li preti. Che la domenica passata il nostro prete ci ha detto, quando ci ha portato alla messa, ci ha detto proprio le stesse parole: Che il Dio ci aveva a fare una grazia, che l'Austria doveva scacciare il suo potente nemico, che è nell'Italia, e vincere questa sanguinosa guerra. E il Ciestino reteva e non sappiamo perché reteva, e mi pare. E pazzo e poi mi ha detto perché rideva. E ha detto che forse ci sono due padri eterni, uno in Italia e uno in Austria. E non ci capiva niente. Rideva e fece ridere a tutti che il prete si aveva gompiato lì coglione e ne ha detto: Chi ce l'ha portato a questo che va contro la religione, portatelo fuori dalla messa. così io me ne sono andato perché il prete si aveva innervosito e poi lo hanno portato al campo di concentramento ma era uno che diceva la verità la parola ora a Concita De Gregorio che oltre che giornalista come già stato ricordato è scrittrice ha nel suo curriculum sicuramente ben presente il fatto che ha presentato un'edizione del premio Pieve di Santo Stefano. Sì, è così. Eh, veramente pochi minuti, perché al cospetto di queste testimonianze e poi delle parole dei diari, che sono veramente i protagonisti di questa serata, però, mh, due o tre cose che soprattutto ascoltando Alfredo Reichlin, eh, volevo riprendere a proposito di Saverio e del suo lavoro. Stamattina. Ho intervistato in televisione per un programma che mette a confronto lo scrittore di un, di un saggio con una classe che, che faccio tutti i giorni, eh, Carlo Rovelli, che è un fisico teorico. E, e lui ha esordito bravissimo, un bravissimo eh, ex attivista politico degli anni 70, ha finito a insegnare fisica teorica, perché dice che le uniche rivoluzioni possibili, Alfredo, sono quelle della scienza. E, e quindi insomma, si è accostato a questi ragazzi dicendo loro il tempo non esiste e quindi i ragazzi gli hanno detto ma come professore il tempo non esiste, e in che senso? E lui ha detto no, guardate nella fisica teorica il tempo esiste, è una convenzione come questa sedia, no? eh, esiste, sì, io dico che esiste, so che esiste perché ho costruito una sedia e mi ci siedo sopra, però in un'altra dimensione, adesso non ve lo sto a spiegare quello che lui ha spiegato, ma insomma ha cercato di spiegare ai ragazzi che il tempo non esiste, così come noi lo conosciamo. E allora una ragazzina di 15 anni gli ha detto, ma scusi, se il tempo non esiste allora i ricordi cosa sono? E lui gli ha detto, hai ragione, il tempo non esiste, ma esiste la memoria. Era bella questa conversazione, perché... Questi ragazzini, questi ragazzi di 15 anni, la memoria non la conoscono davvero, non la esercitano come muscolo, mi viene da dire, no? Non esiste più, non si manda più niente a memoria, non c'è memoria, memoria quasi neanche di quello che è successo l'altro ieri. Non è più un valore che si insegna nelle scuole, quello di ricordare, cioè di riportare al cuore. E allora sapere che, insomma, se il tempo non esiste, però esiste la memoria, e quindi è lì, è lì, è nella memoria il segreto di quello che noi siamo, della la ragione per cui stiamo al mondo. E mi ha fatto venire in mente, davvero stamattina, poi stavo già pensando a Saverio, ma insomma mi ha fatto venire in mente quella volta, quella volta, che a Pieve... Parlavamo di questo, cioè parlavamo del fatto che la memoria si stava rapidamente estinguendo, ma non per un accidente della storia o della natura, per uno tsunami o per una catastrofe eh, idrogeologica, ma semplicemente perché la sistematica distruzione della memoria è stato un progetto politico portato avanti con una scientificità straordinaria. Attraverso alcuni cardini fondamentali eh, che omeopaticamente è venuto avanti negli ultimi diciamo vent'anni, ma diciamo sempre vent'anni, ormai saranno anche diventati 30. Questi vent'anni. Perché si va di ventennio in ventennio. Ma insomma, diciamo che negli ultimi quasi trent'anni ormai la distruzione sistematica di tutte le agenzie che sono preposte a custodire la memoria e quindi il tempo, per tornare alle parole del fisico, sono state disarticolate la scuola, le accademie, è stato persino eh, in questi ultimi anni, è stato persino ehm, alimentato il senso del disvalore della conoscenza, no? è diventato quasi un insulto, avete notato come la parola intellettuale ha preso un suono sinistro negli ultimi tempi, come se sapere e sapere di sapere fosse... Un problema nella, nel tempo dello spontaneismo e poi le tecnologie hanno fatto il resto. Le tecnologie hanno fatto il resto perché non c'è più bisogno di imparare niente a memoria, tutto è là nei computer. Però io, con Saverio, quel giorno parlavamo dei nostri ragazzi e io gli raccontavo un episodio esilarante e tragico a cui avevo. Appena partecipato a cioè una riunione di un consiglio di classe di uno dei, dei miei figli, bambino, allora andava all'elementare, in cui tutti i genitori insieme agli insegnanti discutevano di come si potessero insegnare ai bambini le tabelline senza fargli imparare a memoria perché era stressante per loro imparare a memoria le tabelline. quindi eh, la riunione du durava ore e ore, il pomeriggio intero, perché bisognava trovare un modo gentile perché i bambini gradissero e si divertissero nell'imparare le tabelline, ma non a memoria però perché quello è vessatorio e un po' violento e, e Saverio rideva naturalmente, rideva moltissimo e diceva è una tragedia questa, questa cosa che sta accadendo tutto intorno a noi è, è la vera tragedia e, mh, e, e mi ricordo che in, in quel pomeriggio avevamo parlato dell'esercizio della memoria sul corpo e nei luoghi proprio davanti al lenzuolo perché il diario scritto sul lenzuolo è una memoria di un corpo, no? niente come un lenzuolo. Riporta alla mente il corpo che giace nel lenzuolo la notte e allora io dicevo: pensa che e, e, ci sono persone che fanno, che fanno jogging la mattina, che vanno a correre. Io, da qualche tempo, siccome non, non, ho, non ho il tempo appunto che non esiste, ma purtroppo esiste per fare altre cose, eh, faccio un piccolo esercizio di mandare a memoria tutte le mattine proprio per fare una sorta di opposizione politica a questo tempo, una mia personale opposizione, una battaglia. Tutte le mattine imparo una piccola cosa a memoria qualsiasi, un pezzo di un giornale, una poesia che ho letto il giorno prima, un brano di un libro che ho sul comodino e mh, prima di uscire di casa eh, la imparo a memoria. Di nuovo Saverio rideva e diceva beh è come lavarsi i denti ogni mattina, no? imparare cinque righe a memoria, è un esercizio di salute, effettivamente è un esercizio di salute. Un'altra cosa di cui parlammo quel giorno fu la memoria dei luoghi, perché Pieve è, è insomma appunto la memoria nel corpo e nei luoghi, no? noi siamo i luoghi da cui veniamo, le nostre vecchie case, le vecchie case di campagna, eh, quando ci torniamo e quando siamo in grado di rimettere per esempio a posto una vecchia mattonella eh, o, o di recuperare un rubinetto che qualcuno aveva tolto per mettercene uno più moderno e più efficiente, ma... Non è solo un fatto estetico, no? e spesso è anche un fatto funzionale, il vecchio rubinetto funziona meglio, ma è un tema di rimettere l'acqua nel vecchio pozzo, rimettere l'acqua nel vecchio pozzo e fare in modo che quel pozzo rigeneri se stesso e quindi dia acqua anche a noi. Allora voglio dire l'ultima cosa sulla politica di questi tempi, perché quello di cui parlava Alfredo, cioè i vecchi e i giovani, è, molto, insomma, è il tema di questi, di questi giorni no? di questi anni di questo, proprio di questo tempo eh, non è quello il punto naturalmente, non è essere vecchi o essere giovani che fa la differenza ma di questo non parliamo perché ha già, già stancato questa, questa, sciocca, questa sciocca distinzione il tema è che la disarticolazione e la distruzione della memoria che è stata fatta negli ultimi 20 o forse 30 ormai anni ha prodotto un risultato e il risultato è tutto attorno a noi, cioè noi siamo completamente circondati da eh, un nuovo che avanza che è quasi completamente privo di memoria e allora se Clelia nel suo lenzuolo poteva dire neanche una bugia che non sia la consapevolezza rispetto a ciò che si ascolta cioè sapere se è o non è una menzogna, sapere se è o non è un inganno, nasce dalla, dalla conoscenza e la conoscenza si fonda sulla memoria, no? credere, sapere e ricordare. Noi abbiamo assistito in questi anni alla distruzione sistematica della capacità di avere una consapevolezza critica delle nuove generazioni, è stato un gesto politico, è stato fondamentalmente un gesto politico. Poi lo dicevo poco fa, le tecnologie hanno fatto il resto. E anche su questo, anche sulle tecnologie bisognerebbe fare un giorno che adesso appunto Alfredo diceva, tutti cinguettano, no? tutti usano eh, supporti. supporti. Le, la parola scritta non esiste quasi più. Io quando a mio figlio dico. Facciamo, scriviamo una cosa lui mi risponde ma con la penna? dico sì con la penna Lo scriviamo, lo scriviamo con la, no ma con la penna no eh? con la penna no perché, perché ci sono eh, ormai questi programmi per cui tu dici qualcosa e eh, non, non, non vi stanco lo sapete no? le lezioni si imparano riascoltandole mai riscrivendole però proprio l'altro giorno e chiudo e di nuovo penso a Saverio uno dei ragazzi grande che mi insegna sempre a usare le tecnologie una battaglia vana eh, l'altro giorno mi ha detto su questa cosa della nuvola no? io de detesto, odio la nuvola mi fa, mi fa paura, la, questa cosa cloud mi fa una paura terribile perché penso che le cose se sono sulla nuvola io non so dove sono e voglio che siano invece davanti a me nel libro le voglio poter prendere, poi se sono sulla nuvola non sono più solo mie, sono di tutti sono dovunque quindi non sono in nessun luogo insomma Discutevamo di questo e lui mi ha detto, non devi avere paura, aver paura, mi ha detto testualmente, tu non c'è bisogno che ti ricordi di niente, perché la nuvola archivia tutto, è un archivio formidabile, metti tutto in delle caselle, quelle vanno sulla nuvola, quando hai bisogno le riprendi e loro sono lì, è un grande archivio. E io gli ho detto, Pietro, ma dico va bene. Io archivio tutto sulla nuvola, ma poi mi devo ricordare come l'ho archiviato, no? Cioè, perché io posso anche dimenticare che cosa archivio, ma mi devo ricordare come archivio, perché poi come vado a cercare le cose se non ricordo dove le ho messe, no? Saranno dei cassetti virtuali, ma saranno sempre dei cassetti. Dice, già, questo non ci avevo pensato, dovresti fare delle parole chiave. Dico, benissimo, allora facciamo un elenco di parole chiave e poi dove le custodiamo le parole chiave? Anche quelle sulla nuvola? E quando abbiamo custodito anche le parole chiave sulla nuvola, come facciamo a ritrovare le parole chiave che ci servono a trovare le cose che abbiamo archiviato per non ricordarcele? Siamo andati avanti un po' a parlare così e poi mi ha detto, sei proprio una mamma del tempo della pietra. Dico, no, veramente, il tempo della pietra. Perché guarda, tu sei una donna del fuoco, ma invece esistono i forni a microonde. Gli ho detto sì, è vero, esistono i forni a microonde, ma il giorno che il forno a microonde si rompe, e vorrei salutare Saverio con questo pensiero, qualcuno che si ricordi come si accende un fuoco con due pietre, al mondo ci deve essere. Anche una persona sola che se lo ricordi, perché se no il fuoco non si accende più e l'umanità... Finisce. Ogni tanto salutiamo qualcuno. Eh, io ho visto prima è davvero un grande piacere che sia qui con noi uno dei più grandi raccontatori del mondo attraverso lo strumento della fotografia. E grazie, è uno dei grandi amici di Saverio. E grazie, Mario Dondera. Io volevo personalmente ringraziare la mamma dell'età della pietra perché ogni giorno però combatte una battaglia che è quella di parlare di libri e che la nostra televisione. Televisione non dedica molto tempo ai libri e quindi la, la sua rubrica per noi è un toccasana. Due mesi or sono, il 21 settembre, si è conclusa la trentesima edizione del premio Pieve e nella piazza di Pieve Santo Stefano è stato proclamato vincitrice la memoria tra i sopravvissuti Ruanda 1994 di un giovane medico, Gaddo Flego. Nel settembre 1994 Medici Senza Frontiere lo invia per una nuova missione in Ruanda, dove è in corso un genocidio. La sua equip arriva a Agnamata, dove nel maggio precedente avevano perso la vita 10.000 persone. Il passo che ci leggerà Mario Perrotto, Perrotta non solo ci ricorda l'ultimo vincitore del premio Pieve Saverio Tardino ma ci rammenta, a vent'anni di distanza, una delle tante tragedie troppo presto dimenticate e dimostra come l'archivio diaristico, oltre a custodire testimonianze del passato, le guerre mondiali, l'emigrazione, sia ricco anche di argomenti dell'oggi. Ringrazio il dottor Gaddoflego per la sua presenza. Do la parola a Mario Perrotti. Giungiamo a Niamata. È una cittadina finalmente abitata, anche se anche qui prevale la sensazione di un cataclisma che si sia abbattuto su di essa. Arriviamo all'orfanotrofio che ci ospiterà per i primi giorni e veniamo accolti dal logista e dall'infermiera del pool d'urgenza. Li vediamo solo per poche ore, poi ripartono per Biumba. Il logista è vestito come un turista, pantaloni corti, scarponcini, maglietta e un berretto con visiera indossato alla rovescia. È decisamente scosso e la sensazione è che beva troppa birra e parli sempre un po' sopra le righe. Ci dice che è la fine del suo periodo nel pool d'urgenza e in effetti sembra avere bisogno di gran riposo. Al contrario, l'infermiera, una ragazza svizzera di lingua italiana, sempre, sembra aver trovato il modo di trasformare l'emozione in efficienza e mi porta a vedere il cosiddetto ospedale, che in effetti è una scuola dove sono ricoverati i malati. La struttura è una costruzione con all'interno un, un cortile, le aule si affacciano su di esso, i pazienti sono su delle stuoie, alcuni non hanno neanche quelle, lungo le pareti. Ognuno di essi ha un pezzo di carta che tiene piegato e mi mostra quando glielo chiedo. È la cartella clinica. La maggior parte ha delle ferite in via di cicatrizzazione. L'infermiera ha fatto già formare qualcuno per le medicazioni e hanno fatto un gran lavoro. Le bende sono pulite e danno dignità a questi poveri corpi mutilati. Sono tutte ferite inferte col macete: tagli netti alle caviglie, ai polsi, spesso anche sul cranio dove non sono poche le fratture che non riescono a guarire per perdita di sostanza. Vedo ragazzi a cui sono stati amputati entrambi i piedi, altri senza una mano e con una profonda ferita sul cranio, che mi mimano il gesto di proteggersi la testa dal colpo di macete, rallentato dall'ostacolo frapposto dal braccio e quindi alla fine non fatale. Una donna è stata colpita sul collo e riesce a tenere la testa solo in una strana posizione reclinata. La cosa che colpisce ora è che sembrano tutti stare bene, a parte le ferite. In realtà sono i sopravvissuti alla caccia all'uomo, gli sprinter, che si sono salvati perché ogni giorno hanno corso più forte dei loro aggressori. Perché questi ultimi, quando sono riusciti a prenderli, erano esausti e non sono riusciti a finirli. Perché sono sopravvissuti alla malaria e alla dissenteria, che in quei 60 giorni dall'inizio del massacro sembra abbiano concesso una tregua. Il problema principale ora è nutrirli e medicarli con attenzione. Per questo siamo e ci proponiamo di essere sempre più attrezzati. Ma ogni giorno successivo arrivano altri pazienti esausti. Sull'orlo dello sfinimento giungono i dissenterici, gli anemici, i malnutriti, le ferite infette tenute nel fango delle paludi da cui questi uomini e queste donne sono emersi come Revenant. Hanno vinto, per ora, la gara della sopravvivenza. Ma a quale prezzo? Sperduti senza più casa né famiglia, minati nel corpo e nello spirito. Hanno lo sguardo della morte. E salutiamo e ringraziamo per tutte le cose, le emozioni che ci ha regalato in tutti i suoi lavori, profondamente intrecciati alla memoria familiare, alla memoria storica, anche Rosetta Loi. Grazie per essere qui. Grazie. Sono profondamente grata a chi lo mantiene e a chi riesce a trovare il posto di Chi lo mantiene? Tutti gli amici. Tutti gli amici. Chi lo mantiene sono tutti gli amici. <ride> Grazie. E da una scrittrice all'altra, perché do la parola a Melania Mazzucco, che su, sull'onda del successo dell'ultimo suo romanzo Sei come sei. Proprio oggi ho visto che esce Il museo del mondo, quindi per te il 18 novembre è una, una data importante. Ma per noi è certamente una scrittrice importante, ma da qualche anno eh, Melania fa parte della giuria nazionale del premio Pieve Saverio Dutino e le sue analisi su tutti i diari che ogni anno eh, vengono esaminati dalla giuria, sono sempre delle analisi eh, importanti sulle quali ci, ci confrontiamo e, e quindi anche di questo la ringrazio. Prego. No, sono, sono io che vi ringrazio di avermi chiamato. Io in realtà conoscevo già. I diari di Santo Stefano li conoscevo come, come semplice lettrice. Mi ricordo che parecchi anni fa, nel 1992, ero entrata in una libreria e avevo comprato appunto Nianca Nabusia. Ne avevo sentito parlare come del, del libro del lenzuolo, l'avete visto, e dovete vederlo assolutamente voi dal vivo dentro il museo. E mi lessi questa storia, ero sempre stata affascinata dalla memoria, dalla memoria diretta degli anziani a cui strappavo, strappavo ricordi, strappavo storie, strappavo pezzi di vita e quindi l'idea che esistesse un luogo dove si leggevano le memorie degli altri mi era sempre sembrata eh, meravigliosa e dunque sono stata prima una lettrice dei diari da, da esterna in qualche modo e poi sono stata chiamata con mio grande piacere, considero un, un vero onore far, pare, far parte da, da svariati anni della, della giuria del premio. Eh, I ricordi delle nostre riunioni per scegliere ogni anno il vincitore sono i ricordi delle migliori discussioni intellettuali che, che ho fatto sinceramente in questo ultimo decennio con persone che appartengono a, a campi diversi, ci sono storici, ci sono conduttori della radio, insomma siamo persone diverse, di generazioni diverse, c'erano persone molto anziane, persone più giovani, nuovi, persone che sono lì da, da tanto tempo. E ci si confronta veramente, cioè si fa veramente un discorso e un progetto culturale, quindi per me è, è una delle cose più belle che mi sia capitata. Eh, sia come lettrice, quindi che come giurata, mi è capitato ormai di leggere più di un centinaio, credo, di, di diari, dei diari custoditi a Pieve. E quindi oggi, quando mi è, mi è stato chiesto di partecipare a questa giornata, ho pensato di provare a raccontare molto brevemente, ovviamente, quello che c'è in questa memoria collettiva di più di 7.000 storie, più di 7.000 vite che sono custodite negli archivi di Pieve. Prese ciascuna singolarmente queste, queste, queste storie, sono come un'autobiografia fatta con la Polaroid, provo a usare questo, anche se le Polaroid non esistono più e per le nuove generazioni probabilmente è una metafora senza senso, uh, per indicare qualcosa che è come un, un autoscatto, qualcosa di fatto... Magari anche sfocato, e magari anche goffo quando ci si mette in posa, no? eh, l'urgenza del momento impedisce la cura della messa a fuoco e di tutto il resto. Prese tutte insieme, però, eh, queste storie compongono un mosaico straordinario, ricchissimo, prezioso, eh, che, che possono essere considerate l'autobiografia della nazione. Dentro la, la pieve c'è l'autobiografia, l'autoritratto dell'Italia e degli italiani. La caratteristica principale ovviamente di tutte queste storie è che chi scrive dice io, eh, sono narrate in prima persona, sono storie raccontate in prima persona, chi scrive è chi ha vissuto e chi scrive scrive rivivendo la propria vita. Ora quando noi leggiamo queste storie in realtà usufruiamo di un enorme privilegio. Riviviamo la vita di ciascuna di queste persone, e alla fine abbiamo la possibilità di diventare tutti. Tutti gli scritti custoditi nell'archivio. Sono nati da un'esigenza primaria, comune e assolutamente insopprimibile, quella di lasciare memoria di sé. Come se solo la labile scia di inchiostro, una buona parte dei diari sono scritti materialmente a mano e spesso scritti anche con grande pena e grande fatica. E una delle cose più straordinarie che si può vedere dentro il museo è proprio la, la fisicità di questi diari, è vedere la, la lotta quasi fisica che le persone hanno compiuto con la penna e con i supporti di cui si servivano e vedere la povertà dei materiali, la povertà della carta, i foglietti stracciati, le carte ingiallite i quadernetti slegati o rilegati con, con infinita cura, come se chi scriveva comunque questa storia si rendesse conto che solo lasciando questa labile scia di inchiostro potesse lasciare in qualche modo eh, memoria di sé e quindi dare significato e valore alla propria vita, che spesso era una vita, è stata una vita difficile, una vita ardua, una vita trascorsa quotidianamente nella lotta, fatta di soprusi, di umiliazioni. Di mancanze, di privazione spesso assoluta. Abbiamo letto diari che ci hanno lasciato mh, distrutti, diciamo, dal sapere che si può vivere senza possedere letteralmente nulla, nemmeno il proprio corpo. Eh, però chi scrive in qualche modo scrive da una prospettiva anche di successo: cioè chi scrive ne è venuto fuori. Quindi la scrittura diventa anche la testimonianza della propria storia. Vinci, vittoriosa, dirò anche in che senso vittoriosa, due volte vittoriosa. Chi scrive ce l'ha fatta, e ha pagato un prezzo carissimo e ce lo racconta nella storia, però in qualche modo la scrittura stessa diventa testimonianza di una battaglia vinta. La maggior parte dei diari, quelli che compongono che compongono direi la massa critica, insomma, de, dell'archivio, sono scritti. Eh, Posteriori, sono scritti al passato remoto, direi, nel senso che sono scritti da persone eh, spesso giunte alla fine della loro vita o comunque alla fine di una parte della loro vita. Sono spesso persone che vanno in pensione e si voltano indietro a raccontare la propria storia. Ci sono memorie di persone che hanno 80, anche 90 anni e che scrivono la propria storia non per sé, ma per, perché, perché questa venga ascoltata. Quindi presuppongono l'ascolto di qualcuno e questo qualcuno è, sono a volte i figli, più spesso i nipoti e chi non ha parenti è come se affidasse il messaggio in bottiglia per dire di essere esistito. Ci sono però, se voi guardate gli annali invece del, del premio, una buona parte di questi sono, scritti, sono diari non scritti al passato remoto ma al tempo presente, cioè sono scritti in presa diretta mentre le cose stanno accadendo giorno per giorno da persone che non hanno una grande consapevolezza della scrittura, né mai avrebbero pensato o immaginato di servirsene per, per esprimersi e per esprimere. E però nell'urgenza di una situazione estrema spesso, come può essere la guerra o come può essere anche nel caso di Flego, no? la, eh, una missione in una terra così difficile, così devastata. È come se sentisse l'esigenza di affidare subito alla, alla parola la traccia di ciò che sta accadendo. E fra, fra una buona parte dei diari vincitori negli ultimi vent'anni sono proprio questi, sono diari scritti durante la guerra, in, in situazioni estreme e assolutamente in prima persona e in presa diretta. Uh, la, la, qualche coordinata diciamo del, di tutte queste storie, le coordinate del tempo, il tempo che, che non esiste, no? è, è interessante perché, più o meno, se non, se non ricordo male, l'arco la, che viene coperto in maniera approfondita e totale, è la storia dell'Italia. Diciamo dall'inizio dell'Ottocento fino a oggi. Uno dei diari più antichi si chiama, era il diario di Angelo Rebai che si chiama La bacca di Olibaga. Ve lo ricordo perché poi ci, ci, ci tornerò. E questo diario è stato scritto da una persona nata nel 1788, quindi si sprofonda nella, di secolo in secolo e ci racconta la vita di un commerciante di stoffe lombardo la, la sua vita di, di emigrante lavoratore, i conflitti, le rivolte, la pestilenza, il colera e soprattutto gli affetti. E, è come se dall'abisso del tempo emergesse il piccolo mondo antico che qualcuno di noi conosce soltanto attraverso delle tracce letterarie, ma altrimenti un mondo completamente scomparso nell'oblio. Però la maggior parte delle storie che arrivano e sono arrivate a. All'archivio sono storie del Novecento, questo è il secolo ovviamente più, più presente. Le coordinate dello spazio invece possono sorprendere: nel senso che non c'è paese o regione d'Italia che non sia raccontata da, dai diaristi, che ci conducono perciò, in una, da una parte, in un'Italia minore, quindi nei borghi sperduti de, sugli Appennini piuttosto che sulle Alpi o nella pianura padana, nelle isole, tantissime vengono dalla Sicilia. Uh, sulle montagne ma anche nelle città e nello stesso tempo ci portano anche lontanissimo dall'Italia. Io ho provato a tracciare una geografia dei luoghi dove mi hanno portato alcuni diari che ho letto e alcuni di quelli che avrei voluto leggere che invece avevano partecipato magari vent'anni fa e che non ho potuto vedere perché non sono stati pubblicati, sono soltanto custoditi all'archivio. Si parla della, del Paraguay e del Venezuela, del Brasile e dell'Etiopia, della Somalia e della Libia, dell'America e dell'Australia, de, di un viaggio in Nuova Zelanda su una nave del, 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 del fine Ottocento. È veramente. Il mondo intero che si apre agli occhi dei, dei frequentatori del diario e il mondo intero attraversato dagli italiani, che sono un popolo profondamente legato al proprio, alla propria origine, dunque paeselli, villaggi, borghi nati, e nello stesso tempo sempre pronti a mettersi in viaggio, per lo più a mettersi in viaggio per lavoro tornerò sul tema delle migrazioni ovviamente, però anche per inquietudine, anche per curiosità, anche per andare a esplorare la terra del fuoco con una pseudomissione scientifica, anche per andare per inquietudine spirituale, molte persone vanno in cerca della religione, vanno in India per pellegrinaggi mistici e altri semplicemente per mettersi alla prova. È un popolo quindi che, che è sempre in movimento, che va e che torna. È, e che nello stesso tempo incontra anche, perché l'altra cosa sorprendente è che in questi diari non solo ci sono gli italiani, ma ci sono anche gli altri, ci sono apparizioni sorprendenti di contadini cinesi, ragazzi di strada boliviani, di contadini africani piuttosto che, eh, che gli indiani d'America, no? è veramente come se noi rivedessimo il mondo che ci sembra riconoscere attraverso gli occhi, spesso dal basso, diciamo, senza pregiudizio, senza... Senza costruzione intellettuale, con la curiosità e la sorpresa, a volte di scoprirne la varietà e la bellezza, però a volte anche l'orrore. L'altra coordinata importante da dire chi sono i protagonisti, cioè chi sono le persone che scrivono. Eh, appartengono a tutte le classi sociali. È interessante vedere che i più conosciuti, cioè quelli che un, diciamo, chi non conosce bene l'esperienza del diario associa automaticamente al diario, sono i cosiddetti illetterati, gli inalfabeti come Vincenzo Rabito, quelli che hanno strappato alla propria mancanza di educazione, di, di conoscenza della lingua, la scrittura. E spesso i successi, è una parola un po' generica ovviamente, però i più importanti del, del premio sono proprio legati a persone, a persone così. Ovviamente Vincenzo Rabito è diventato un caso, il caso per eccellenza, però anche la stessa... Che Lelia Marchi è stata una delle, delle scrittrici inalfabete, o Margheri, penso a Margherita Iannelli, penso a Castrenze Chimento che è stato uno straordinario scrittore eh, che ha imparato a scrivere a 73 anni e che ha vinto il premio due, due o tre anni fa. E noi quindi associamo spesso ai non scolarizzati, alla lotta per l'espressione, proprio la, questa scrittura diaristica spesso premiata e spesso straordinariamente rappresentativa e illuminante anche per conoscere la nostra storia. Però in realtà l'arco delle voci narranti del premio Pieve è vastissimo, quindi abbiamo un panorama di lavoratori di tutti i tipi, dai contadini ai pastori, dai vaccarelli. Ai fabbri, ai calzolai, al pasticcere, fornai, minatori, balie, domestiche, cameriere, um, bambinaie. Quindi tutti quelli che noi teoricamente pensiamo che sono quelli che hanno taciuto, no? quelli che sono stati nel silenzio della storia. Invece hanno scritto e hanno lasciato traccia di sé, hanno affidato la loro storia. O i loro discendenti hanno affilato la loro storia al diario. Tutte queste memorie che provengono appunto dal mondo del lavoro sono di un interesse eccezionale, non tanto dal punto di vista qui letterario, ma proprio. Io mi riferisco alla cultura della memoria, cioè cos'è stata l'Italia, no? Io ho imparato leggendo questi diari eh, qualcosa sulla società contadina, per esempio, che si è completamente perduto. Eh, il ricordo del. del del rapporto con le stagioni, con il tempo, con gli strumenti agricoli, eh, con eh, le piante che venivano coltivate, con eh, gli oggetti delle case povere, delle campagne mantovane piuttosto che addirittura in Trentino. C'è cioè un diario di una donna trentina che raccontava in maniera incredibile delle cose che noi non sappiamo più nemmeno che cosa sono. Ecco, lì c'è la memoria, soprattutto al passato, di ciò che è stata l'Italia, l'Italia rurale, questo mondo. Che si è completamente estinto. Ecco, se qualcuno un giorno dovrà fare una ricerca no, su, su, sulle parole anche, un tesoro immenso di parole completamente perdute, stanno lì nei diari di, di queste persone. Ci sono però, eh, non si deve pensare che abbiano scritto solo loro, che solo loro abbiano mandato le loro storie ai diari. Ci sono anche i borghesi, ci sono gli intellettuali, ci sono i pittori. Ci sono stati i nobili, gli aristocratici, i principi e i conti eh, che appartengono ovviamente a un mondo completamente diverso, ci sono i giudici, ci sono stati dei politici, dei sindacalisti. Quindi abbiamo la possibilità dall'altra parte di conoscere la storia della classe dirigente dell'Italia da, da un punto di vista non ufficiale, un po' come se fosse la controstoria. Mi ricordo il diario di un politico piemontese che ci raccontava. Luigi Re che ci raccontava la storia del spostamento della capitale d'Italia da, da Torino a Firenze, come mai avremmo potuto leggere in un bellissimo un bellissimo saggio storico e ci portano eh, dentro gli snodi principali eh, della nostra storia macro storia. Però queste memorie colte, fra virgolette, offrono anche uno squarcio straordinariamente illuminante sulla vita privata degli italiani. E la lettura di questi diari ci ribalta una serie di luoghi comuni che noi abbiamo accettato, dato per scontato, e sono, per esempio, i rapporti eh, aff familiari affettivi, quindi lo squarcio sui rapporti fra uomini e donne del primo Ottocento piuttosto che del secondo Novecento, fra padri e figli. Ci fu un diario strepitoso di qualche anno fa in cui un nobile raccontava l'educazione del figlio. E noi siamo sempre stati abituati a pensare che i padri di quelle generazioni non sapessero nemmeno cosa fosse un pannolino, un biberon, eccetera. Invece quest'uomo si occupava del figlio, segnava tutti i grammi del, del latte che prendeva, lo pesava tutti i giorni, eccetera. Ci hanno svelato i rapporti sessuali, come potevano essere fra le persone. Quindi sono una materia straordinaria di autoconoscenza per noi. Ovviamente una buona parte di questi diari è scritta da donne, non so se i termini diciamo della metà o della, più della metà, comunque i diari delle donne lo stesso, ci permettono di, di, di conoscere il, la controstoria della condizione femminile in Italia. I diari delle donne colte, ci sono stati i diari di principesse, una è la principessa adulta, la famosissima Emilia che vinse in una delle prime edizioni del diario, L'altra, ricordo un'altra un principessa che non ha vinto, che ci raccontava la vita privata di un'aristocratica nell'Italia del Novecento. Ci conducono dunque dentro le stanze segrete no, del, del privilegio e del benessere. E dall'altra parte, invece, una quantità di diari di cui io ricordo solo i nomi delle donne, perché sono quasi tutti i diari che hanno vinto: Luisa, Wanda, Maddalena e Concetta, che chiamiamo per nome come se poi diventassero persone che conosciamo. Queste donne invece ci hanno raccontato la storia del matrimonio, una specie di controstoria del matrimonio italiano delle donne degli anni 40, 50 e 60, matrimoni spesso subiti, non scelti, imposti, fatti di soprusi, di violenze, di umiliazioni e però anche del riscatto, perché poi la scrittura è ciò che le, le ha condotte poi a salvarsi. e In alcuni casi anche gli ari hanno offerto delle prospettive invece anomale, sghembe, illuminando delle realtà completamente sconosciute, come quella degli orfanotrofi cattolici degli anni 70, 60, che... Sembrava di leggere di vedere il film Le Maddalene. No? Pensavamo che queste cose fossero successe solo in Irlanda, invece era una storia siciliana. O, o delle prospettive inedite su cose che conosciamo, penso al diario di Magda De Grada, che è stata un'intellettuale italiana degli anni 30 e 40, che, il cui il diario vinse qualche anno fa, che ci ha riraccontato una storia di, di un ambiente culturale milanese che conosciamo bene per essere per aver originato tanta opera e tanto romanzo e che invece Magda ci, ci illuminava in un altro modo. Eh, brevissimamente di che cosa parlano questi diari? Di tutto. I grandi, sempre qui la massa critica insomma, si occupa dei grandi fenomeni della storia italiana, quindi la, il primo di, dei quali è l'emigrazione, perché l'emigrazione è stata la prima grande esperienza collettiva del popolo italiano dopo l'unità. E quindi c'è una quantità infinita di diari che scoprono la storia dell'emigrazione italiana in tutto il mondo, quindi dall'Australia all'Argentina, dal Brasile al Paraguay, al Venezuela, all'America del Nord, al Canada, all'Africa all e, e, e questo da tutte le prospettive possibili, lavoratori di successo, di insuccesso, sfruttati, oppressi, altre persone che hanno, sono riuscite a, a rifarsi una vita altrove. Poi c'è la Prima Guerra Mondiale, su cui è stato già detto molto e quindi su cui no, non ritorno. Ovviamente c'è anche la Seconda Guerra Mondiale, ma c'è soprattutto le guerre coloniali, per esempio, sulle quali molti di questi diari ci hanno offerto anche lì una controstoria molto interessante su cosa è stato eh, il sogno di avere le colonie italiane, raccontate da persone che sono partite e che ci hanno raccontato giorno per giorno, questi sono diari quasi tutti in presa diretta, cos'era la vita in Libia mentre si cercava di rendere... Abitabile il deserto, o piuttosto la Somalia, o piuttosto ancora uno che si chiamava Poppi, no? che rimane un italiano che era andato in Etiopia e che rimane a presidiare quando l'impero è caduto, quando tutto si è rivelato una farsa, grottesca e dolorosa. Quest'uomo sente che, come italiano, per, avere, per dimostrare la dignità di questo paese, lui deve restare lì finché arrivano gli inglesi e farsi arrestare, e lo fa. No? Ecco, queste storie. Illuminano ancora una volta pezzi della nostra vita che abbiamo dimenticato o voluto dimenticare. Sulla seconda guerra mondiale ci sono le voci degli uni e degli altri, i diari di donne che sono state ausiliarie repubblichine, incarcerate a Salò piuttosto che della partigiana, o, o di quelli del fronte interno che ci raccontano la Roma sotto le bombe. È importante dire che ovviamente ci sono anche i presente, la storia successiva, ci sono le storie degli anni 60, degli anni 70, si parla di mafia, si parla di tossicodipendenza, eh, della droga, ci sono le comunità terapeutiche, c'è la follia, una, bu una buona quantità di diari affronta il tema del manicomio, del. Eh, però della follia contemporanea, anche nel con mondo in cui il manicomio non c'è più, e tuttavia il disagio mentale resta. Quindi è veramente come se, se i diari fossero lo specchio del mondo e lo sono. E, e infine l'ultimo grande merito del, dei diari è quello di aver rivelato dei veri scrittori che hanno saputo non solo le cui opere sono di grande valore non solo come testimonianza ma proprio come scrittura penso a Raul Rossetti che è stato un autore uno dei primi che è venuto fuori negli anni 90 ovviamente ha rabbito, ormai riconosciuto però anche a, al grafomane Sbirziola che è un, uno strepitoso narratore nonché dialoghista che ha scritto alcuni dei più bei dialoghi del, per me della letteratura contemporanea. E infine la il ricordo, diciamo, così. Il, pensiero, il mio pensiero per, per Saverio, Tutino. Mi piace pensare che l'archivio dei, dei diari sia come una pianta di olibaga. Cresciuta accanto alla strada in cui Saverio Tutino va a passeggiare, vi devo una spiegazione sulla pianta di Olibaga. Prendo questa parola dal titolo di, di un diario che ho citato prima, La Bacca di Olibaga, che è stato pubblicato per la collana che è stata citata prima di Forum. Eh, non so se aveva vinto nel 2003, comunque aveva partecipato. È stato pubblicato nel 2009 ed era il diario di Angelo Rebai, quello che vi dicevo prima, Il Lombardo di inizio 800. Um, alla fine l'autore ci racconta che dopo la morte della moglie decide di piantare una, una pianta di olibaga e, e ci dice che l'Olibaga è una pianta che rimane sempre verde sia d'estate che d'inverno e il suo nome botanico è Laurus nobilis, in sostanza è l'alloro. Angelo Rebai la pianta in memoria della moglie, e non perché tema di dimenticarla, perché l'ha amata moltissimo e quindi il pensiero di lei c'è comunque in lui è sempre vivo e tutti i giorni. Però decide di piantarla, e scrive testualmente così, eh, per formare un simbolo destinato alla perpetua sua memoria. E, la, e pianta questo alloro sulla strada dove lei passeggiava e dove lui passeggia per vederla di nuovo ogni giorno. Ecco, eh, il simbolo, perciò, cosa fa? Rafforza il ricordo, eh, lo trasforma in presenza, ecco, eh, e, e lo affida agli altri perché sconfigga la morte e viva al di là della vita. Ecco, a me piace pensare che questa pianta di Olibaga, eh, l'alloro, esista e sia l'archivio stesso che ci ricorda di Saverio, di Saverio Tutino. E l'atto di seminare la pianta di allora mi sembra la, me la metafora perfetta poi del dello scopo di tutti questi diari e, e in realtà di ogni scri scrittura, rafforzare la memoria, ricordare per sconfiggere la morte e vivere oltre il tempo che ci è dato. Grazie. Non era facile scegliere un passo di Saverio. Eh, sicuramente molti dei presenti hanno letto L'occhio del Barracuda, l'autobiografia di un comunista nel 1995, in cui c'erano già pezzi di diari. E di Saverio. Saverio ogni giorno scriveva una pagina nei suoi diari, oppure i racconti di Ciclo Neros, Il Rumore del Sole o Il Diario cubano che è uscito quest'anno. Abbiamo scelto un passo da Il mare visto dall'isola, perché è un passo tratto dal capitolo Il fruscio degli altri a noi particolarmente caro perché ricorda il fruscio delle carte dell'archivio anche in questo bel segnalibro che spero conserverete per, per leggere i libri, è riportata una, una frase. E ringrazio in modo particolare della presenza i tanti amici di Saverio, ma anche la figlia Barbara, il fratello di Saverio Alessandro e naturalmente... Un particolare ringraziamento a Gloria perché in questi anni è stata molto vicina a Saverio nell'impresa archivio quindi per noi è sempre una presenza forte. C'è qualcuno che si offre di fare l'attore? Va bene. E noi abbiamo una vicepresidente della fondazione. Eh? Grazie a Cappelletti. Che fa anche l'attrice, e quindi ti diamo la parola, nella piena emozione. Buonasera, e grazie a tutti per questa serata. No, non è questo qua. questo? Così, così. da qui. Non si scrivono diari e autobiografie per passatempo. Mio padre letterato ha tenuto un diario a partire dal 25 luglio 1943 fino al 25 aprile 1945. Mia madre lo teneva durante il servizio di infermiera di guerra nel 1918. Contadini e operai non tengono diari, tengono invece la conta delle giornate di lavoro e quello è il loro diario. Il lavoro che fanno, però molti, avvicinandosi alla fine, scrivono i ricordi della loro vita. Tengono il diario quelli che vivono nell'incertezza che è il momento della coscienza molto vicino alla realtà. Non dipende in grande misura da loro esserci o uscirne. Passano a scrivere l'autobiografia quando una vita se la sono data, più o meno sicura, come fatto compiuto. Così pensavo di aver fatto io stesso tra il 1976 e il 1996, cioè fra quella dichiarazione di guerra all'autobiografismo degli uomini della società nuova, i comunisti veri e puri e la pubblicazione della mia autobiografia dopo vent'anni di scrittura di pagine quasi quotidiane di diario. A metà di questo percorso nel 1985 avevo fondato però quell'archivio dell'autobiografia, cioè di tutta la scrittura di sé come la vedeva Calvino. Autobiografie, diari, epistolari, con la sua accumulazione di dati vivi nel tempo. Che quell'archivio ci faceva ascoltare adesso anche i linguaggi delle canzoni, della poetica popolare, la musicalità dei dialetti. Di tutto questo eravamo testimoni, erano testimoni gli emigranti, con le loro spartenze, come diceva un contadino siciliano nella sua autobiografia, e anche i soldati con la loro precaria conservazione dei ricordi di casa, in trincea, durante la Prima Guerra Mondiale, scrivendo lettere o tenendo un diario. C'era ormai come un rumore speciale, un fruscio di germogli che saliva dall'archivio dopo tanti anni che si riempiva di storie di italiani, un rumore che era fatto di questo insieme di voci, di tanti senza storia che raccontavano la storia di un popolo. E noi avevamo il privilegio di ascoltare questo rumore speciale. Ringrazio, grazie, grazie a Cappelletti e credo che questo rumore speciale di cui parlava Saverio oggi ha pervaso anche quest'Aula del Parlamento, vicina al Parlamento diciamo così, <ride> molto frequentata però dai parlamentari, no? Credo. Ecco. E, e noi eh, siamo soddisfatti. Innanzitutto, della vostra numerosa presenza, devo dire che quando Walter Verini ci ha detto che era un'aula da 300 persone pensavamo che scherzasse, però invece. Eh? E, e ringrazio in particolare gli amici che hanno voluto parlare di Saverio e dell'Archivio: Alfredo Reiklin, Concilio De Gregorio, Melania Mazzucco. Mario Perrotta ringrazio grazie a Cappelletti, e veramente un ringraziamento particolare a Walter Verini che ha realizzato con impegno e con amicizia questa serata. Buonasera a tutti.